Coach Thun, una bella prestazione da parte della sua squadra, è funzionato l'attacco, è funzionata anche la difesa in una partita che non era facile contro una squadra che era organizzata in tutti i reparti. Sì, diciamo che la disamina ci sta, forse il secondo quarto abbiamo concesso un po' troppo a livello difensivo, però per tre quarti secondo me abbiamo interpretato alla perfezione quello che avevamo preparato in settimana. Abbiamo fatto un passettino in avanti, ora speriamo di recuperare la condizione di tutti i giocatori. Purtroppo, lo sto dicendo da un po' di settimane, ci stiamo allenando in condizioni non ottimali e poi chiaramente in qualche momento di gioco questo esce fuori, però penso che con la volontà e con la determinazione abbiamo sopperito a questo a questa condizione non ottimale. Stasera sono, diciamo, soddisfatto della prestazione. Dicevamo con il presidente che questa squadra ha fatto anche divertire stasera il pubblico presente. Un commento su Pate, che a nostro avviso è stato uno dei migliori in campo, se non il migliore in assoluto. No, Pate è stato sicuramente il migliore in campo, perché ha interpretato per tutti i minuti che è stato in campo alla perfezione quello che bisogna fare quando si gioca in casa e per vincere le partite. Ma Tonino è un giocatore che è abituato ad essere questo. Tonino è un lottatore, è un giocatore che ancora a 38 anni riesce a fare queste prestazioni, perché mentalmente e fisicamente è ancora un ragazzino. Io anzi ho detto nell'intervallo, proprio nel momento in cui avevamo accusato un passo, diciamo, d'arresto, avevo detto proprio che dovevano prendere ispirazione da Tonino, perché Tonino fino a quel momento era stato veramente quello con l'atteggiamento giusto, con la voglia giusta, e poi i ragazzi lo hanno seguito nella maniera ottimale. Bravo a Tonino e bravo a tutti.